quest'anno all'Open Day presentiamo la nostra macchina che è l'Open Web 3, principalmente un lettore karaoke che legge i formati in istante, punto .mit, punto .car, e legge anche il formato, può leggere anche il formato MP3. La caratteristica del prodotto è che nella parte MIDI si possono fare tutte le variazioni possibili immaginabili di tonalità, di tempo, personalizzare la song cambiando gli strumenti, i suoni, l'effettistica. Possiede anche un processore interno per quanto riguarda la parte elettronica e quindi possiamo aggiungere al microfono di effetti, sempre effetti di reverbero, anche questi modificabili. Può essere memorizzate direttamente all'interno della song e quindi creare una personalizzazione molto standard della song. Il funzionamento principale è quello del karaoke, come possiamo vedere. Ha diversi tipi di lettura, questo qui che è il rolling, il timing, il visivo, tipo dopo, praticamente fa scorrere le parole come fosse un dopo. Di tenere la traccia meno di sotto se uno deve imparare il pezzo che non conosce alla perfezione, oppure la può togliere semplicemente spingendo un tasto. Si possono cambiare tonalità, come dicevamo prima, sempre in tempo reale, basta fare questa operazione. Se si vuole memorizzare la modifica si fa shift enter, altrimenti la macchina quando si ferma ritorna in default nella posizione standard normale. La caratteristica particolare è quella che durante la ricerca dei brani o dell'effettistica eccetera, l'utente, il cantante, terrà sempre comunque il testo della canzone a portata di mano, perché lui automaticamente divide il monitor, nella parte superiore tiene le parole e nella parte inferiore, come possiamo vedere, ci dà l'elenco delle canzoni. Andiamo a scegliere la successiva. Possiamo attendere che il brano finisca oppure possiamo addirittura dare play su questa e parte la successiva. Abbiamo sempre la possibilità di modificare l'immagine in questo modo. Andiamo su Option, possiamo scegliere un altro tipo di visualizzazione che sarebbe il text. In questo caso noi possiamo avere, oltre alle parole, una stringa sotto che ci fa visualizzare gli accordi se qualcuno vuole suonare. In questa riga qui compaiono i vari accordi, potete vedere, e si può scegliere la modalità della sigla in inglese internazionale oppure addirittura in italiano.